Ah, io sono cresciuto nel settore giovanile della Sanmettese sin da quando ero piccino. E ho fatto allievi, juniores, fino ad arrivare alla prima squadra, dove purtroppo l'anno scorso, 2 anni fa, ho trovato poco spazio e successivamente sono trasferito a Francavilla in Abruzzo, che per un pelo stavamo per agganciare la Serie D, però purtroppo non ci siamo riusciti. E poi quest'anno mi è arrivata la chiamata del Lanciano e non ci ho pensato 2 volte, insomma una bella piazza, non ci ho pensato 2 volte. No, io l'anno scorso ho fatto il centrale di difesa a Francavilla, mi sono adattato perché era un ruolo che potevo fare secondo me e il mister mi ci ha visto bene e quindi sono adattato. Però io sono nato con una mezzala, mi piacerebbe fare la mezzala, però mi adatto dove serve, ecco. Il mio modulo preferito è il 4-3-3 perché ho sempre fatto quello. È un modulo molto offensivo, ovviamente. Lanciano, a parte che è una bella piazza, ho trovato un ambiente bello carico, voglia di tornare su. E il progetto c'è, il presidente è una persona seria, serissima. E quindi speriamo che in minor tempo possibile si riesca a raggiungere l'obiettivo di tornare più su possibile. No, io non prometto niente. L'unica cosa che posso promettere è che mi impegnerò al massimo per questa piazza e speriamo di vincere il più possibile. Sì, io sono cresciuto qui a Lanciano e ho fatto tutta la trafila fino ad arrivare alla prima squadra. Poi uno di questi anni tra la prima squadra sono stato a Avellino in Serie D, dopodiché sono rientrato appunto a Lanciano, fino ad arrivare all'ultimo campionato dove abbiamo vinto la C1 per la Serie B. Poi sono andato a Noto in Serie D, ho fatto una breve parentesi, dopodiché sono andato a Giulianova in Eccellenza. Lì pure abbiamo vinto il campionato e l'anno successivo sono andato a San Nicolò sempre in Eccellenza, vinto pure quello e sono rimasto in Serie D fino a dicembre l'anno successivo. Dopodiché sono andato a Vasto dove ho terminato la stagione e l'anno successivo sono rimasto lì a Vasto e abbiamo vinto appunto l'Eccellenza. E l'ultimo anno l'ho trascorso a Cupello. Sì, a me piace girare attorno all'altro attaccante in teoria. E come ho detto prima, Di Gennaro sarebbe l'ottimo compagno di reparto. La cosa che mi spinge a tornare qui a me è sicuramente un legame che va al di là del calcio, al di là ci sono nato appunto, ci ho trascorso 12 anni qui, quindi diciamo, è tutto un altro discorso. Poi diciamo che la voglia che c'è di tornare nel calcio che conta è la cosa più importante che può spingere magari un giocatore a fare determinate scelte e questa è forse stata la cosa fondamentale per sposare questo progetto. Il direttore mi voleva a Francavilla l'anno che poi sono andato a Vasto e il direttore ci ha giocato insieme, che ero piccolino, mi ha visto crescere. E io penso che si possa fare e si deve fare assolutamente.